No. Ragazzi, siamo in finale di questo magnifico europeo. Allora, partiamo da un presupposto prima di iniziare questo video. Mi scuso enormemente per la mia ultima assenza, ma veramente sono stato indaffarato tantissimo tra fine della scuola e... Capitemi ragazzi, non avevo molte idee su cosa fare video. Però ragazzi, adesso ci sono gli europei, cioè ormai sono finiti gli europei. Ci sono gli europei. Vabbè ragazzi, siamo arrivati in finale. Ieri sera c'è stata Italia-Spagna, abbiamo tutti sofferto fino all'ultimo rigore, abbiamo tutti gioito dopo, però volevo fare una puntualizzazione. Ho visto video di grandi città come Milano, Napoli, Riccione, anche nella mia stessa Modena, di esaltazioni enormi, di festeggiamenti incredibili, anche a Roma, per dire, in tantissimi posti, quasi in tutta Italia. Ragazzi, non è, secondo me, il momento giusto per esultare così tanto. Vi spiego il perché. Basti guardare la storia, ragazzi. Basterebbe guardare un attimo il percorso storico della nostra nazionale. Esultare prima non ci ha mai portato bene. In quanti campionati mondiali siamo arrivati in finale, poi non siamo riusciti a conquistare la vittoria. Ebbene sì ragazzi, perciò dobbiamo onorare sì la nostra maglietta, ma anche rispettarla. E rispettarla secondo me significa aspettare il momento giusto per esultare. Non si può esultare come se avessimo vinto ancora prima di aver vinto, capite? Ragazzi, ho fatto anche questo video per informarvi che sto tornando, sto per fare grandissimi contenuti e innanzitutto vi avviso, ci saranno contenuti diversi che non avrete mai visto. E tantissime nuove cose, interviste, giochi di magia, pazzesco, street magic, tutto, vlog. Vi lascio adesso con questa clip e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ragazzi. Sì, dovevate vedere una clip, no? Peccato che quella clip nel montaggio del video l'ho eliminata. Vabbè, non me ne sono accorto, vabbè. Ragazzi, nulla, la clip consisteva in Fede. Fede che diceva che comunque dal 24 al 31 luglio saremo a Riccione in vacanza con un gruppo di amici e dunque vedrete tantissimi contenuti, tantissimi video, registreremo dei vlog, degli street magic, delle interviste e quindi era una piccola anticipazione che vi ho dato io adesso. Comunque ragazzi, so che avete apprezzato di più il mio facciotto che quello di Fede, vero raga? Questo non diciamoglielo. E noi ci vediamo presto con tantissimi nuovi video. Ciao ragazzi!